Una sola di nuovo, guarda, poi chiama di nuovo, va bene? Ti saluto. Allora, vi dico che è incredibile, perché due mesi fa, ancora lavoravamo in giro per la Sicilia per fare riunione e cercare qualcuno per vedere di portare avanti questa cosa. Per chi non ci conosce, facciamo un minimo di storia. Stiamo girando da anni, siamo una categoria che ormai è all'estinzione, quella degli agricoltori. Noi giriamo da anni la Sicilia perché, viste le condizioni dell'agricoltura in Sicilia, mi pare che non c'è bisogno di dirlo anche a Canicattini, non mi pare che sia una situazione felice. E noi abbiamo cercato da anni di dire a tutta la classe politica che c'era questo allarme. È stato sempre difficile sfondare nelle città, perché la diffidenza è stata pesante, non ci credeva nessuno, probabilmente non si faceva nulla, non si fa nulla, recuperando che possiamo fare, insomma, non cancia niente, e vabbè. Però noi abbiamo insistito. Il 20 di maggio, quando hanno fatto il ministro Romano, i primi giorni di maggio è stato fatto ministro dell'agricoltura, il 20 di maggio l'abbiamo invitato a tavola, abbiamo invitato pure i pastori sardi. In quello è nato il movimento dei forconi. Ci siamo sentiti poco fa con Felice Polis e ho ricordato questa scena. E gli ho detto: caro Felice, questa cosa deve partire. Era strano come nome, però è partita. Man mano che siamo andati avanti e abbiamo fatto un messaggio che è quello che stiamo portando in tutte le piazze. Il messaggio qual era? Svegliare la Sicilia e fare ritornare l'orgoglio dei siciliani. Fuori, fuori. A poco c'è stata una certa simpatia e l'abbiamo vista a sensazione proprio a pelle, e questa simpatia poi man mano è cresciuta. Quando abbiamo organizzato ora di fare questi 5 giorni, perché abbiamo fatto nel frattempo, poi da maggio in poi abbiamo fatto il 20 di luglio una manifestazione a Messina ed eravamo 300-400, il 20 di settembre ne abbiamo fatto un'altra a Palermo ed eravamo 1500 persone forse. Il 15 di dicembre ne abbiamo fatto un'altra a Catania. Lì ci saranno state un paio di mila persone, forse anche di più in certi momenti. Quel messaggio di Catania è stata forse la scintilla veramente che ha fatto scoppiare qualcosa. Perché ci sono i messaggi su YouTube, non so se li avete visti. Quello è stato il messaggio dirompente, quello che veramente ha fatto scoppiare il momento dei forconi. Guardate, io mi meraviglio perché forse è stato qualcosa che qualcuno aspettava, cioè quello di mettere in moto una chiave, di girare una chiave. E fra l'altro, in questa terra che è sempre macchiata di mafia, di ladronerie, di tutto quello che c'è in questa terra, che massonerie, tutto quello che c'è in questa terra, era strano che partisse qualcosa. Vi devo dire la verità. Insomma, venire a Canicattini per fare un'assemblea così, se l'avessi chiesta io qualche mese fa, avessimo stato qua io e Genzo Consiglio e mio figlio. Ora invece non è così. Ora devo dirvi che questa cosa sta travolgendo pure me. E io sono meravigliato di questa cosa, perché questa terra finalmente, veramente si è svegliata. Quando abbiamo organizzato con gli autotrasportatori questa manifestazione, io immaginavo che ci fosse un passo avanti rispetto a Catania. Tutto potevo immaginare tranne che ci fosse questa adesione ad uno sciopero di 5 giorni. È scoppiata la Sicilia. Abbiamo fame. È scoppiata la Sicilia. Ed abbiamo fame, sì signora, però avevamo fame anche qualche mese fa. Però ci voleva forse qualcuno che girasse la chiave. E dico, anche la fame per questi siciliani che vogliono venire fuori è diventata un'opportunità. Perché sta passando un treno che è quello che ci fa veramente, forse culturalmente, forse anche una rivoluzione, la fa arrivare in Sicilia, la fa venire, perché è così. Ora sta succedendo qualcosa. Mi diceva poco fa qualcuno, non si deve perdere quello che stiamo costruendo. E fino di se io voglio perdere.
Noi dobbiamo rifare questa terra e dobbiamo far capire a quelli di Milano, di Bergamo, di Varese, che i siciliani non sono tutti mafiosi, che le donne siciliane non sono quelle col fazzoletto in testa ancora, quello nero, che questa popolazione finalmente vuole riscattarsi di secoli di dormienza e di secoli di maltrattamenti. Perché di questo parliamo? Di 150 anni di maltrattamenti. Oggi è arrivato il momento di dire all'Italia intera, e credo che sarà così nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che la Sicilia farà da apripista ad una rivoluzione culturale. Lo posso dire perché, guardate, sta venendo un signore di Catania che vuole venire con me. Domani devo incontrare persone di Caltagirone. A Solino ci aspettano più tardi. Veramente, vi dico, amici miei, prendiamola al palla, proprio a pulire la palla al balzo, perché stavolta sta passando sta cosa. Vediamo se ci riusciamo, però con un obiettivo: riscrivere la storia della Sicilia, se ce la facciamo, e riscriverla con una classe dirigente nuova, nuova, pulita, bella, quantomeno perché in questi giorni ci stanno chiedendo in molti che cosa vogliamo alla fine con questa manifestazione. Molti si sono confusi perché essendo che il movimento dei furconi è un movimento di agricoltori, probabilmente ci stiamo lavorando per fare lo sciopero per gli agricoltori. Non è così, perché al movimento dei furconi si è unito un movimento di commercianti di Modica e poi si sono uniti altri commercianti da tutte le parti. Si sono uniti commercianti artigiani della zona sempre della Ragusana. Si sono uniti gli edili. Alla fine è successo qualcosa. Che noi che volevamo dire a Palermo ora per questa manifestazione, vogliamo risolvere alcuni punti nel settore agricoltura, non lo possiamo fare più. Perché nel momento in cui chiedi tu, dopo tutto quello che è successo, fai un'avvertenza per un settore, l'altro si lamenta. Abbiamo fatto un'avvertenza che è diventata quasi un'avvertenza politica per i siciliani, per tutti i siciliani. E abbiamo messo nel documento che abbiamo preparato al Presidente della Regione, che mercoledì porteremo a Monti, abbiamo messo 4 o 5 punti che riguardano tutti, proprio tutti i siciliani. Defiscalizzazione dei carburanti. Noi abbiamo 3 raffinerie, raffiniamo il 30% del petrolio che consuma l'Italia, delle benzine che consumano l'Italia. Ci prendiamo i tumori. Bravo. E facciamo pagare le tasse a Milano. Io ho detto l'altro ieri al Presidente, gliel'ho ripetuto forse se non ricordo male anche ieri sera in televisione, ho detto: Presidente, è arrivato il momento di farci lo statuto siciliano, quello che non rispettiamo da 66 anni. Ma è così, perché noi sapessimo la sede legale di queste raffinerie, di queste compagnie petrolifere, l'avessimo a Palermo, noi saremmo la regione più ricca d'Italia, non avremmo nessun tipo di problema, la disoccupazione in Sicilia non esisterebbe. La disoccupazione di Cina non esisterebbe. Ed è così. Il Presidente ieri sera ci ha risposto in televisione che vuole vederci a Roma per farsi dare forza per questa avvertenza. Noi ci andremo. Per tenere l'usacca a Lombardo? No. Per tenere l'usacca a Lombardo? No. Ma per cercare di dare forza all'avvertenza? Sì. Noi ci andremo a Roma. Probabilmente martedì, mercoledì andremo a Roma. Anzi, siete tutti invitati, perché abbiamo chiesto anche a Lombardo stavolta di mettere in cena l'autobus. Paghi la regione. Paghi la regione. Paghi la regione. Se si vuole fare la polemicuccia di dire sta mutendo sacco a Lombardo, onestamente, chi lo dice vada a fare un culo, bello, volete politico, ora. Che cosa tireremo da questa manifestazione, da questi 5 giorni di sciopero? Oggi è successo, vi racconto la giornata di oggi, drammatica. Ci siamo spaccati con una parte di Forza Turto, che era quella associazione che avevo messo insieme, autotrasportatori, movimento dei furconi, mondo agricolo di tutte le zone e insomma tante altre categorie. Ci siamo spaccati oggi. Perché devo dire con grande sincerità, io ho avuto pressioni enormi, enormi, visto che nel volantino c'era il mio numero, tutti telefonavano a me, per dire che a Pachino, a Vettoria, a Gela, a Niscemi, a Scicli, i magazzini sono tutti pieni di ciliegino, non si può fare, fermi,
Non possiamo farci la guerra fra siciliani, io questo ho detto andando a parlare stamattina. Assolutamente no, ogni cosa ha un prezzo che si deve, però appena si arriva a un certo livello bisogna fermarsi. Vedendo sulla Siracusa Catania, stasera c'era un chilometro di fila per fare la benzina, se ci fosse stato io mi avessi ingazzato, come una scimmia. Ma è così, è così. A questo punto, amici miei, le vertenze vanno bene, si devono risolvere, ma non possiamo fare la guerra fra siciliani per risolvere le nostre vertenze. A questo punto ci siamo detti la vertenza la portiamo a Roma, ecco perché dico non ci teniamo sacco a Lombardo, ma la vertenza la spostiamo a Roma. Perché dobbiamo fare la guerra a Roma eventualmente ora? Perché fra l'altro dalle dichiarazioni ieri sera di Monti su 8:30, quando il Gruber ha detto che in Sicilia c'era la rivolta dei siciliani, la risposta di Monti è stata: non c'è una rivolta siciliana, ci sono fatti gravissimi. Non so che cosa intendesse dire con fatti gravissimi, ma sicuramente ha snobbato la risposta. Di sicuro ha snobbato la risposta. Andremo a Roma e faremo la guerra a Roma. Nulla toglie che faremo qualche presidio a Roma, poi vedremo. Dice, ma a Roma, anche se ci andiamo 3.000 persone, non si virano. Poi vedremo. I tassisti erano 400, e manocomio che hanno combinato, perché noi lo spazio che hanno dato ai tassisti non ce l'hanno dato. Su, con quello che sta succedendo in Sicilia, lo spazio che hanno dato ai tassisti, a questa rivolta siciliana non l'hanno dato questo spazio. Hanno chiamato tutti, ma 400 persone, anche se in modo negativo, fra l'altro, hanno avuto più spazio di noi. Noi saremo 2-3 mila, non lo so, quelli che saremo andremo a Roma, ci troveremo lo spazio pure noi, non per fare quello che hanno fatto i tassisti. Poi vedremo, ci troveremo la forma, staremo 24 ore, 36, 48, poi vedremo quanto stare, non lo so. Ma qualcosa stavolta a casa ce la portiamo. Qualcosa stavolta a casa ce la portiamo. Quando dovrebbero partire? È sicuro che i treni partano da lunedì, che ne so, da martedì, da domenica. Guarda, non lo so se è sicuro, perché questa parte degli autotrasportatori non lo so nemmeno io. E ti dico perché. Perché questa spaccatura oggi ha fatto sì che da un lato si desse il via libera per partire con i camion, caricare e ritornare ad una vita normale, fra l'altro c'erano gli ospedali pure senza petrolio, quindi senza carburante, quindi è gravissima sta cosa. Qualcuno mi ha detto che mancava pure l'ossigeno per i trasporti per non avere portato l'ossigeno in ospedale, quindi le cucciotte, fermiamola, basta, ferme, alto. Anche perché poi controllare solo in provincia di Siracusa 45 presidi che sono nati non era facile. 45 presidi che sono nati non era facile. E però ora vediamo quello che succederà, perché se da un lato diciamo si riparte, dall'altro c'è questa parte che non vuole ripartire. E ora vediamo quello che succederà, vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. C'è questa cosa che vedremo, non ti so rispondere nemmeno io. Si avrà mercoledì, no? L'incontro si avrà mercoledì. L'incontro si avrà mercoledì. Perché comunque per arrivare comunque già che siamo arruccati. Ma noi vedremo domani l'evoluzione della cosa, anche perché oggi ci dicevano che in Sicilia si è messo in moto l'esercito della Cevere. Quindi ora probabilmente sgombreranno con le buone o con le cattive, sgombreranno molti presidi. Anche lì non ce la sentiamo, però vabbè, vedremo, è tutta una situazione in evoluzione di cui nessuno ha certezza di come andranno le cose. Però andiamo avanti, si organizza magari che è pullman per dire, no? Ma ci si può andare in pullman, solo con il problema è che a macciacchettare. E chi so fa? A macciacchettare, quindi bisogna vedere se ora questa parte dei trasportatori ci vuole fare sacrettare, perché fra l'altro oggi sono volate parole pesanti. Sono volate parole pesanti. Quindi la stiamo vedendo che Mariano Ferro si è venduto, riguardo la parte dei trasportatori, e quindi dice vabbè, io non mi sono venduto a nessuno, ho fatto solo una cosa, ma una valutazione molto semplice. Qui stiamo uccidendo a questo punto, dopo 6 giorni, tra l'altro il 20 sera che dovevamo ripartire, mettiamoci ancora 1 o 2 giorni e ammazziamo a tutti quelli della zona trasformata, immazziamo, perché il prodotto fresco deve partire, non si può perdere, si perde, e sono milioni e milioni di euro. Se vogliamo caricarci questa responsabilità di fare sta guerra, la potremmo caricare magari, ma è solo per farla ammazzare, dobbiamo scegliere da chi farci uccidere. Dobbiamo trovare altre strade, e c'è la strada, e la strada è, io l'ho detto forse a qualcuno dei Canicattini oggi pure, la strada l'ho detta a qualcuno e ho detto mantenete i presidi. So che può anche darsi che qualcuno mi dica ma che servono questi presidi se le macchine camminano, non è un problema, l'importante è che la prefettura abbia notizia che a Canicattini c'è un presidio.
e il Ministero dell'Interno sappia che ci sono i presidi. Se vogliamo, anche se ci andate solo di mattina, di pomeriggio, venite a pigliare un caffè o presidio, tanto per essere molto semplici, per non andare oltre. Cioè non c'è bisogno di fare i blocchi, non c'è più bisogno, è successo un terremoto, è successo un terremoto. E anche questa è un'altra cosa, manteniamo i presidi, però organizziamoci per andare a Roma e facciamo che aggiungiamo a questa dei presidi, aggiungiamo la lotta a Roma, perché qualcosa a casa ce lo dobbiamo portare. Io ieri sera ho parlato a Lombardo, ci risolva almeno la Serit, ma fate presto. Serit vuol dire quello che è in tutte le famiglie. Sono tante le cose, ma se ne chiedi 100 non arriviamo a una. Noi vogliamo concentrarci su 2-3 punti che sono per tutti. 2-3 punti che sono per tutti. Defiscalizzazione dei carburanti, ed è dura, non è facile. Però è ora o mai più, magari chi si. Ora mai più, magari chissà, va a fare. E chissà, ne ha. Mezzo ferro e cavolo, perché sennò se passa sta ventata, va a fare. Tenete presente che domani mattina, mai successo nella storia, domani mattina si riunisce l'ARS di domenica, in seduta straordinaria. Domani siamo a Palermo, ma non è mai successo nella storia, anche quella è una cosa straordinaria. Le cose straordinarie, io ho detto a Lombardo, si possono fare, l'importante è volerle fare. Perché quella della benzina non è che me la sono inventata io, sono andato a riprendere la campagna elettorale, la sua campagna elettorale, ci ha detto, Presidente, l'ha detto lei, ma non l'ha fatto. Non è che ha pagato il fisico siciliano, l'aveva passata quando ci ha detto, ora dobbiamo scalzare i carburanti. Bravo, bravo, bravo. La Serit, se andate a vedere negli archivi di Video Mediterraneo, probabilmente ci sono pure, c'è un servizio di qualche mese fa, dove l'assessore Armao dichiara: i cittadini siciliani non possono essere vessati dalla Serit. Scusami, ma tu sei assessore, perché ce l'hai? Così è, perché la Serit ormai è 60% regione siciliana e 40% agenzia dell'Italia, praticamente è totalmente pubblica, non è più una società privata. Ma se noi siamo tante volte, non li potevamo mandare a casa tutti. E allora io poco fa ho detto una cosa, la signora mi stava dicendo una cosa: toglietevi dalla testa di portare al macero o di bruciare le cartelle, le schede elettorali. Le cose vengono dalla testa. Se ne fottono tutti, interessa a noi. Dovete fare un'altra cosa, dovete organizzarvi e questa classe politica la pulizziamo alle prossime elezioni, state tranquilli. Questa classe politica sarà pulita, sai, in colpi venti. Perché per ogni paese, ma questo è sicuro che per ogni paese. Perché, fra l'altro vi dico una cosa, quando siamo partiti il 20 di maggio ad Avola, tutto potevamo sognarci che accadesse tutto questo, era impensabile, era il nostro sogno, ma che accadesse in così breve tempo era una cosa impossibile. Sta accadendo e se ne sono accorti pure ad Helsinki, hanno visto pure in Spagna, in Belgio, stanno telefonando da tutto il mondo. La Sicilia finalmente fa parlare il mondo per altre cose, picciotti. Ma vi pare poco? Ma no, solo di mafia, Ora tutto questo però va incamerato e va estradato, va semplicemente messo su un binario, perché deve andare ad un obiettivo: pulire prima la classe politica di Palermo, e ci sono molti sti mafiosi che ci sono messi da Rinzi, e dopodiché probabilmente, perché c'è una cosa, come? Dicono che siamo noi i mafiosi. Benissimo. No, ci vuole la soluzione politica. Perché vi dico anche di più, può sembrare, anzi fino a qualche giorno fa sembrava impossibile anche questo, io dico che accadrà pure quello, che il movimento dei furconi aprirà ad altre regioni. Stasera ha telefonato una signora di Torino. Sì, ma già aperto, ma era a Milano. Attenzione, ai ragazzi lo dico, anzi datemi una mano. Vatte, non ci possiamo fare. Sono stato stasera, stiamo venendo dei carabinieri di notte. Sono andato a fare una denuncia perché il sito Facebook, parlo con i ragazzi che ne capiscono, cioè sei miei, io non ne capisco. Mi ci ha messo questo di Facebook, come movimento dei furconi mi ci ha messo questo. Però il movimento dei furconi, il dominio ce l'ha un altro signore, che era con noi e di cui io mi sono fidato fino a ieri, che si chiama Martino Morsello. Giusto? Questo signore era con noi fino a ieri.
il dominio ce l'aveva lui e ce l'ha lui. Quando loro hanno il dominio, io ci ho detto: Martino, scusa, ma perché io non posso entrare nel sito? Non mi mette niente, non mi attacca niente, non ti preoccupare, tu dirlo, non ti preoccupare. Ti dico la verità, ingenuamente, ho continuato. Abbiamo scoperto una cosa, che la figlia di Martino Morsello è una militante di Forza Nuova. E avete letto tutti su Facebook. E avete letto tutti su Facebook che la figlia di Martino Morsello, Antonella Morsello, ha già nominato per tutte le regioni 2 rappresentanti per ogni regione per fare il movimento dei forconi per ogni regione. Io sono andato stasera ai carabinieri, ci ho detto Martino, io ho detto figlia, se non denunziere, per dirgli che devono chiudere il sito e ne facciamo uno nuovo. Bravo, immediatamente. Bravo. Immediatamente. Perché la speculazione dei partiti e la speculazione in particolar modo di gente di Forza Nuova non ci interessa. Ce ne dire tutti. Ce ne dire tutti. Signor Ferro, ma lei non crede che per le prossime elezioni, come? Lei non crede dalle prossime elezioni amministrative alle nazionali il fattore scheda elettorale, giusto? No, non ci credo, per un motivo semplice, perché tu la scheda elettorale te la devi portare a casa. No, io dico non è in sentire comune questo. Visto che non è tutta a casa. La dichiarazione di non voto, di no, non rappresentanza no, no, partitica. No, quale non vuoto? A quale non voto? No, votare non voto, stai tranquillo che ci attrezzeremo, stai tranquillo. Votare per nessuno, cioè tutta la gente va a votare, verbalizza una locuzione. Non è così. Come non è? E per te lo dico che non è così. Perché poi alla fine arrivi ad una conclusione che ti dico io. Ma non perché te lo dico io, perché la conclusione è logica. Quando tu ti sforzi di incontrare l'assessore regionale Cimino, l'assessore Lavia, l'assessore Bufardeci, l'assessore D'Andrassi, il presidente della regione, il ministro Romano, il ministro, non mi ricordo ora, decine e decine di personaggi istituzionali ai quali dovevi chiedere delle problematiche per farti dare delle soluzioni. Ma chi sti continuano a rimanere sordi, non ci sono altre strade, 2 sono anzi. O quella della rivoluzione che stiamo facendo, perché già c'è la rivoluzione, anche se è democratica o c'è la rivoluzione, o quella, come diceva il questore di Catania, le rivoluzioni si fanno nella cabina elettorale e quella faremo, aspetta, ma noi non siamo partiti per quello, perché il problema sai qual è? Che ci dicono, diciamo, allora che stato facendo partito? No, cioè mio, a questo punto questo consenso verso questa idea non si perde, sa tenere bella ferma, non si deve perdere, perché sennò come i cancelli, stracciando le schede, non esiste. E ti dico che non abbiamo voluto farlo noi, ce lo dice la gente, dice ma la tessera non vuole essere lei. Ma quale tessera è? Se volete fare la tessera, te la fai nel cuore la tessera. Se ti piace l'idea, nella mente, nel cuore, tieniti la tessera, non ce n'è tessera. Infatti voi dovreste divulgare proprio in questo momento un concetto che è cristiano. Quando una chiesa vota, non una chiesa votare per nulla, per nessuna fazione partitica, perché fino ad oggi... In questo momento non votare per nessuno, d'accordo sono, ma voglio dire, alla fine il malessere, ripeto, lo togli soltanto quando ripulirai e rinnoverai questa classe politica, c'è pochi fare. E qui a Canecattini, come a Siracusa, come ad Agrigento, stanno a girare i personaggi, cioè belli puliti, con la fedina penale pulita, con la faccia pulita. Perché tanto, li vedi in faccia, qualche deputato addirittura, gli dico una cosa che è successa, ed è la rivoluzione che sta accadendo, vi dico che cosa è successo, visto che ci sono i presidi dappertutto, nella mente bagata di qualcuno dice che cosa faccio ora, strumentalizzo e vado a dare solidarietà. Sapete che è successo? Me l'hanno raccontato, ma avessi voluto dire però, sai? 2 deputati, uno di Ragusa e uno, non lo dico perché qua siamo in provincia, hanno assicurato, se hanno visto una macchina se hanno portato. In Sicilia fino all'altro ieri, se veniva qualcuno in un'assemblea c'era buonasera onorevole e si presentavano con l'inchino perché la gente vuole la speranza, siccome passano onorevole vedremo se mi conosci e così mi risolve un problema per mio figlio. Questa storia mi pare che stia per finire. E questa non l'ho bastonata. Ah no, l'hanno vogliata bastonata, ha visto, non sa portare meglio per testimone. Avvocato, ha faccia, ha denunciato quando è un pallone. Ed è questa la cosa bella, amici miei, questa è.
Ma ve lo dice uno, ve lo dice uno, che ve lo dico veramente, sai, è quello che mi ha culato, perché uno dice, che ma io questa cosa che sto vivendo, ma la sto vivendo davvero oppure non è una cosa che sta sonnando? Ve lo dico davvero, con grande umiltà, lo faccio perché ormai mi sono colato l'oro nella parte, mi sono riempito di odio, di felicità, ma veramente mi sono riempito di felicità, perché questa cosa era quella che volevamo. Quando Moretti svegliava la Sicilia, era questa la cosa che volevamo. Finalmente sta accadendo. Finalmente sta accadendo. Io voglio finire dicendovi una cosa, per i prossimi giorni, intanto ora ci sentiamo fra domani e dopodomani chi vuole venire a Roma. Intanto, anzi, domani c'è questa cosa a Palermo, se qualcuno vuole venire in macchina, sicuramente non ci faranno entrare perché hanno voluto i nominativi, saremo in 7-8, ma già se giù c'è qualcosa, tutto sommato può anche servire. Sono scettico per domani perché domani sicuramente vi vedremo una passerella dei deputati. Ci penserebbe. Tra l'altro, se penso all'intervento dell'onorevole Musotto, che quando abbiamo fatto l'incontro all'assemblea disse che dobbiamo rilanciare in Sicilia per l'agricoltura, dobbiamo rilanciare la manna. Le persone più anziane sanno che cos'è la manna. Quando si dice la manna cade dal cielo, è una pianta che fanno dalle parti delle Madonie. Ma ci può essere da tutta la Madonia, ci può essere per i manna. Dobbiamo rilanciare la manna, significa, cioè, io che ero seduto là, pensando alle serre di Pachino, pensando agli agrumi che ci sono qua sotto, pensando a tutto quello che c'è in giro, parlare della manna per me è stata veramente una presa in giro. E domani rivedremo questa scena. Domani rivedremo questa scena perché saranno tutti in imbarazzo. Perché devo dire la verità, se domani avremo la possibilità di intervenire, io lo dirò, qualcuno deve registrarla da quando, se ci viene lo registreremo. Me la dico tutta la casa. C'è poco da fare. Me la dico tutta la casa. Me la dico a casa. Perché non ci sono altre strade, ve ne dovete andare a casa, proprio a casa. Perché quando il Lombardo ci dice non posso fare niente e allarga le braccia ad un incontro a Palermo 3 giorni fa, 4 giorni fa, se la politica è talmente impotente, ma che ci state a fare? Ma che ci state a fare? Scusa, se siete impotenti in una regione a statuto speciale, ma che ci state a fare? Ci vuole il coraggio di fare le azioni. Il PSR Sicilia, ne abbiamo parlato forse anche ieri sera, non mi ricordo, sono 700 milioni di euro che sono rimasti nel cassetto della regione siciliana e sono i fondi comunitari, sono sì destinati agli investimenti, ma io ho spiegato 4 volte, 5 volte a sto presidente, che tu scusate, quando accade un terremoto, non è che voi c'è capo protezione civile per fare, per salvare tutti i morti che sono tutti i macerie, pigli la prima palla che passa, alzi le macerie e salvi le vittime. Noi siamo in un terremoto economico in Sicilia, c'è un terremoto economico. Questi 700 milioni di euro sarebbero una grande iniezione di liquidità nel sistema, però dovete dire a Bruxelles che ci servono per un'altra finalità, non ci servono per i bandi che nessuno fra l'altro vuole usare perché sono al 45% a fondo perduto e il 55% con le banche, che non li vuole nulla e tirano a nulla perché gli investimenti non si possono fare perché le banche oggi hanno la sala cinesca chiusa, quindi inutilizzati, col rischio di tornare indietro. E a questo punto aprite un'avvertenza politica a Bruxelles per dire volevamo questi soldi in deroga alle norme comunitarie per i prossimi 3 o 4 anni. 700 milioni di euro in questa terra sarebbero una bella boccata d'ossigeno inseriti nel sistema. Però è una cosa che ti guardano qui e dici ma non si può fare, e vabbè, mosaccio non è che si può fare, ma quando cade un terremoto e tu pigli una pala che poi ci vai dopo in economato di quella che è la spesa, non è che si può fare sempre, ci vogliono. Al comune ci vogliono le regole, le fatture, si presenta un preventivo, si presenta una gara, insomma si fanno tutte cose, però il discorso è quando c'è l'emergenza si fa tutto in deroga alle norme. E allora anche questa potrebbe essere fatta in deroga. Vede, una delle richieste che abbiamo fatto per l'agricoltura siciliana, di pigliare questi 700 milioni e utilizzarli in modo intelligente, non per tenere di passare tempo a fare 25 milioni di euro un bando sulla promozione dei prodotti siciliani. Soldi che poi alla fine si sa sempre dove vanno a finire, perché poi si sape sempre che finiscono sempre nell'azienda di Zucaio, perché poi si spattano i soldi, va, non dovrebbe essere chiaro. Mariano, buono sapere tutti questi amici che sono qua, tutti i ministri siciliani che sono a Roma, che cosa hanno fatto qua, prendiamoci. Cioè, c'è bisogno di fare di allora, i ministri siciliani che sono a Roma, compreso il Presidente del Senato, non hanno fatto niente. Seconda domanda, tutti i centri commerciali che hanno raputo qua, che cosa hanno saputo quando travagliano a distruggere i centri storici delle nostre città? Bravo! Allora noi siamo
fatto una cosa, ma questa non è venuta in mente a nessuno, non perché siamo giuspetti o perché dopo poi è più facile parlare. Non è che siamo giuspetti oppure è più facile parlare. Noi che abbiamo fatto una cosa, ci siamo americanizzati. Noi ci siamo americanizzati. Abbiamo fatto una cosa, abbiamo preservato quelle che sono le usanze, i costumi dell'America e le abbiamo portate in Italia, ma la storia era totalmente diversa. Tanto è vero che se andate a Siracusa la sera, o a tavola, o a Canecattina all'Ottisira, poi rientrano nulla e non devono nulla. Questa è. Hanno desertificato i centri storici e hanno fatto sì che questi salvatanai prelevassero il denaro da queste comunità e dopodiché ubbidiano e supportano e impoveriscono questa terra. Questo è poi alla fine. Il ciliegino di Paghino, ho fatto una fotografia qualche giorno fa all'Ocean, qualche settimana dietro, e l'ho fatto vedere al presidente del consorzio GP. Certo, quando ci hai domandato per stata, se non dovete prendere la fattura, era 2,25 euro, 250 grammi. Le vaschettine chili, 250 grammi, 2,25 euro. L'avevo spedito a 1,80 euro al chilo. 1,80 euro al chilo. Al chilo. 250 grammi, 2,25 euro, sono oltre 8 euro al chilo. Stiamo parlando che siamo nelle zone di produzione, a 30 km. È un sistema, amici miei, che non regge più. Non regge più. Va sfasciato. Perché è stato costruito, è stato voluto ed ora è mantenuto da tutto quello che è il sistema fatto di... C'è qualche sindacalista che hanno ammazzato. È fatto da sindacati, associazioni di categoria, banche e politica. Il grande sistema, tutto messo insieme. Tutto messo insieme, alla fine, ha fatto sì che sul giornale di Sicilia dell'altro ieri venisse fuori l'accusa di mafia, e il pregio che io sogno accusato le mafie. Ma sarà, dico, meno male che le questure della Sicilia sanno tutti chi siamo, perché siamo passati a Raggi X. Non c'è una telefonata che non è registrata, quindi dico, ogni volta che ci chiamo dico già Andiso dirigente, quindi Andiso dico una mattina stasera, perciò dico non mi c'è a casa. Perché l'hanno sentito. Voglio dire, è questo, perché questo sistema deve saltare. Però loro si stanno pungendo con questa cosa, perché questo successo per questo movimento fatto da quattro straccioni ignoranti, così ci ha definito qualcuno, sta avendo un successo enorme. E siccome parte dalla base, nessuno ci ha messo qualcosa di alle spalle, stanno cercando alle spalle chi c'è dietro al movimento. La mia famiglia e i miei figli. La mia famiglia e i miei figli. Perché uno che ha un'azienda agricola e chiude il cancello e sta guadagnando di più di quando lavorava, dietro le spalle ha solo la famiglia disperata e i figli che soffrono pure loro. Bravissimo! Bravo. Allora io voglio chiudere. Voglio dirvi, fate squadra a Canecattini. Bravo. Fate squadra a Canecattini. Così la guerra ce la stiamo facendo. Hai visto? Cioè, i centri commerciali hanno rovinato l'economia in Sicilia. Non era meglio fare questi presidi invece nei centri commerciali? Fate questi presidi nei centri commerciali, nelle banche. No. Ascoltami, sai qual è il presidio più bello? Il presidio più bello per eccellenza? I presidi più belli per eccellenza, sai quali sono? Quelli che si sono fatti ai pontili della Erg, ai pontili, perché il petrolio che viene fuori non deve uscire dalla Sicilia, non deve uscire, hanno fatto un po' un presidio. Sì, ma i centri commerciali non sono stati lo stesso. Sì, i presidi amano fare. Hai ragione, però purtroppo non è che siamo esperienti, che abbiamo fatto. Quello che è venuto fuori è... L'hanno fatto pure. Tanto sei tranquillo che ci sarà sicuro. Sei tranquillo che ci sarà di sicuro. L'hanno fatto. Hanno fatto. Spostare davanti ai centri commerciali anche la prossima volta. Mariano, quello che hanno fatto il presidio? Ah, dai, ci stiamo cominciando noi. L'hanno fatto allora, i presidi l'hanno fatto all'Auscia. Sì, li hanno fatto. L'hanno fatto ad Argia. A tavola abbiamo chiuso tutto.
A tavola c'è il suo zio, c'è il leader, devo lo spingere nel giardino. Abbiamo rischiato di farci mettere le quindi proprio all'Auscia è stato messo chiuso. Ascoltate, fra l'altro io ho detto anche un'altra cosa, che è bella, che abbiamo visto in giro, perché uno ci ascolta poi tutte cose a dire, perché abbiamo visto le manifestazioni degli studenti e le interviste in televisione degli studenti, cosa che in Sicilia è rara, nel senso, non per la manifestazione, è raro il motivo per cui hanno manifestato, perché hanno manifestato con degli striscioni, riprendiamoci il nostro futuro, più bello di così. Ma la cosa più bella era che in televisione, quando gli hanno chiesto perché manifestate, hanno detto perché a casa nostra mio padre e mia madre non possono più mangiare, abbiamo il frigorifero vuoto, queste erano le risposte. Perdonateci anche qui se è poco, stiamo mettendo in moto anche forse, svegliando magari la mente di chi ci sembrava addormentato, ma non lo sono i giovani addormentati, non lo sono, siamo fuori assata, siamo fuori assata, i giovani non sono addormentati, i giovani vogliono anche qui vivere in una terra che sia più sveglia, più viva, se ne afferamo. E un'ultima cosa, voglio dire a queste signore che sono qua dietro, mettete in moto le donne, dica le cattive. Mettete in moto le donne di cani cattivi. Ci riusciamo! Ai signori che sono qua presenti, ai mariti che sono qua, ora ci riusciamo. La prossima volta si pigliano pochi fritti magari, ma è bello però. È bello. Non nascere sul capo, il patrono chi è qua? San Michele, non è che si può uscire solo per San Michele, camo dietro. No, per San Michele, perché non per San Michele. Io devo dirvi che... Vai a fare l'uncinetto! Ma a Lombardo, guarda, io basta ricordare a Lombardo, io l'ho detto a Lombardo, che dobbiamo ricordare a Lombardo. A Lombardo basta dire, caro Presidente, ma lei ha fondato un movimento autonomista, ma ancora di autonomismo non abbiamo visto niente. Ecco perché dico, questa volta lui ha chiesto ai suoi, agli uomini suoi, di fare un partito di lotta che scenda nelle piazze. Presidente, già c'è, perché tutti quelli dei partiti, mi dispiace dirlo, anche io sono stato nei partiti 10 anni fa con Forza Italia, lo dico forte, fiero di essermi andato, perché di qua la spazzatura che c'era non si veniva mai, perché il discorso era quello. Nei partiti purtroppo ormai è difficile convivere con la libertà, è difficile con la libertà convivere nei partiti. Ecco perché dico a tutti, amici miei, anche quella dei partiti, finiamola con questa storia, non aspettate niente a tutti quelli che ci sono messi là ad aspettare, non mi arriverà niente, ci sarà solo da dire grazie a qualcuno, ma per niente, liberatevi la testa, finalmente, guardate.